Sono Braco delle Ventose, questa serata mi occuperò della lore del mondo che si è creato perché siamo appunto all'episodio finale. Di solito faccio il master e poi abbiamo Alba. Io sono l'altra parte delle Ventose. Un sacco di gente conosce prima Ivette e poi conosce me. Ed è emozionante. È stato il motivo per cui mi sono fermata sul canale, per cui oggi siamo qui. Non ci credo. Se non sapete di cosa parlo andate a rivedere, vi metto il link alla saga dei pilastri. Già ho avuto due episodi di questa saga di world building. Sì. In cui nel primo abbiamo visto le origini di questo mondo, quali sono state le prime entità che si sono formate, tutte le discendenze, no? Tutte le creature che hanno preso vita dalla forza di questa entità che noi abbiamo chiamato, grazie alla chat, Birugini. Sì. Ordine e caos, i primi creatori di queste terre. Con la seconda sessione in cui si è sviluppata la mappa, abbiamo diviso e creato delle città e abbiamo parlato anche del primo Pantheon, le divinità maggiori con i loro tre figli derivati, tra cui Ordine e Caos e Natura, e delle razze principali che sono gli umani e Feralis, che Marco, se non sbaglio, è identificato con umani appartenenti alla discendenza dell'ordine e Ferali alla discendenza del caos. Sì. Ah, si già partendo con lineup. Sì, già ce l'avevo lanciata. Fatto oggi, tu stamattina mi hai detto mi devo preparare le cose per la live. Vabbè, io guardo il disegno e dico ma che merda ho fatto. Va bene, è arrivato il momento. Quindi pomeriggio mi sono imbarcata le maniche, era un corso, mentre facevo il corso potevo pure il serio. Quello che manca, io penso, sia la questione politica e culturale dei vari ambienti. E diciamo le storie che si raccontano in giro, gli usi, i costumi. A livello sociopolitico avevamo solo deciso l'esistenza di 5 città stato. E poi tu avevi menzionato una cosa e mi sono accorta che forse non abbiamo dato veramente un luogo, che doveva essere la città dei Feralis. Perché adesso sì. I Feralis sono distribuiti in vari villaggi, tranne per un'unica città che non è raggiungibile da nessuno se non dai draghi. E avevamo accordato l'isola più a nord, sì, che era quella vulcanica, con l'idea di una città all'interno proprio della cavità. Ho dato anche già il nome alla campagna. Al modo in cui moriranno i personaggi. No. Il modo in cui verranno torturati i personaggi. Come scrive la lore Mraco? Lui parte da come muoiono i personaggi. Vivono con il trauma vita che è peggio. In realtà, se devo spiegare come funziona il mio modo di masterare, leggo il background di ogni personaggio, le problematiche che stanno all'interno del mio cattivo, cioè i traumi che ha vissuto il mio cattivo, il suo background, perché nessuno ci pensa ai traumi che vive il cattivo e per il quale il cattivo è così. Poi unisco le problematiche di tutti e creo un percorso nella quale le loro vite si devono intrecciare. Come fai a farle intrecciare poi tipo le vite? Creare dei buchi di trama? Gli eroi non sono quelli che si oppongono di base al cattivo. Sono la maggior parte delle volte, per me gli eroi sono vittime degli eventi. Mamma mia, è troppo difficile, non ce la faccio, ti giuro. Il cattivo deve fare quello. Sì, no vabbè, fino a quando con un treno. È nel treno che parte, voi siete in mezzo alle rotaie. È perché poi il cattivo, comunque, se voi non vi opponete troppo a lui, il cattivo ha compiuto la sua missione. Gli avete dato la caccia, ma lui è andato avanti con il suo piano. Per me è così, per me i cattivi vanno avanti e potrebbero arrivare al punto anche di compiere il loro destino. Però quando ovviamente si è compiuto il destino di un villain, solitamente tutti quanti si trovano in una situazione di svantaggio. Cioè, quindi gli eroi rispondono spostando l'equilibrio di nuovo nel vantaggio dalla loro parte. Quindi questo è il mio modo di vedere le cose. Guarda, io ero quasi intenzionata a partecipare, forse tu mi dici queste cose. Non so se ho voglia di aggiungere una seduta di terapia settimana. Ma in realtà la seduta di terapia siete voi che gliela fate al cattivo. Ci sono quindi queste due macrofazioni che sono i Feralis e gli umani, abbiamo detto. Quindi il mondo si divide ovviamente in due grandi nazioni. Queste due fazioni però non è che stanno continuamente in guerra, sono ovviamente collegate da un senso di tregua, perché essendo che i Feralis possiedono come deterrente i draghi e gli umani hanno paura dei draghi, gli umani non hanno la forza di ribellarsi ai Feralis, anche perché sarebbe una guerra autodistruttiva. Anche perché avevamo detto nella scorsa puntata che i draghi in qualche modo sono rimasti in contatto con i Feralis, sì, mantenendo quindi una convivenza ancora in attivo. Sì. Non so se la ventola tipo super fortissima era diventata per un... No, non ho cambiato nulla. Sei tipo nel vano motore dell'MSC Crociera. Quindi abbiamo da una parte i Feralis che detengono quello che è i draghi come deterrente,
Però questo cosa farebbe? Ovviamente creerebbe uno squilibrio di forze dalle due parti. Gli umani, dalla loro parte, anche vedendo la tua mappa, hanno un territorio molto più difendibile rispetto a quello che hanno i Feralis, perché i Feralis sono dei territori molto diversi tra di loro, difficilissimi da conquistare, ma difficilissimi da poter permettere un richiamo di armate da tutto il mondo, mettiamola così. L'idea principale sì, più o meno è quella, perché si è parlato appunto di Feralis con attributi fisici particolari che gli permettessero di vivere in determinate condizioni laddove gli umani non si spingono. Sì. Una cosa che comunque volevo fare è un collegamento tra le due fazioni, che dato che non può essere militare o storico, dato quello che è nato tra di loro, quello che è successo tra di loro, io ho deciso di creare un collegamento spirituale. Bravissima. Un collegamento spirituale è un percorso che attraversa per intero tutto quello che è la regione principale, dal laghetto in cima, quello più a nord tra le montagne, che si questo? Quello sì, doveva finire il percorso che termina nel territorio di Feralis e va a ricollegarsi attraversando per intero tutta la spina, passando all'interno della spirale centrale, fino ad arrivare al secondo lago. In questo cammino, che più o meno ogni persona al mondo deve affrontare, soprattutto per chi vuole conoscere il mondo, ci sono diverse statue dove potersi fermare, nella quale ognuno lascia qualcosa per chi verrà dopo, camminando tra i boschi, camminando tra le montagne. C'è un percorso tutto strutturato, passa per tutto quello che è il fiume, poi prende per tutta la costa, arriva all'interno delle montagne dove c'è la spirale, passa per la spina della spirale verso sud, ritorna al mare sud del territorio degli umani, fino a poi arrivare alle montagne sotto la loro capitale. Vedrete tipo delle piccole fontane dalla quale continuamente esce acqua. Queste statue vengono sempre curate sia dalla parte dei Feralis sia dalla parte degli umani, attraverso una religione che unifica quasi tutta quello che è il mondo, dove si sa della creazione, di come è avvenuto tutto grazie a quello che ci hanno lasciato i draghi. Quindi i draghi hanno detto qual è il passato omettendo i birudrini, perché neanche loro sanno dei birudrini in realtà, perché le divinità stesse sono fatte da birudrini. Quindi i popoli sono lasciati a immaginare loro stessi quale divinità sì, rivolgersi. Sì. Ci sono le due maggiori, come abbiamo già fatto, e appunto per me, a parte in alcuni luoghi, queste piccole fontane le vedrei tipo rappresentate come delle piccole epitaffi, con il sole e la luna che rappresentano l'ordine e il caos. Ok, cercando di rielaborare il concetto per cui gli umani conoscono e condividono questo percorso con i Feralis, nonostante la zizzania che noi abbiamo cercato di mettere in tutti i modi nella scorsa puntata. E questa zizzania però è colpa dei draghi, litigata. Non è colpa delle divinità. Ok, inizia a avere un po' senso, va bene. E appunto gli esseri umani non hanno paura delle divinità, hanno paura dei draghi. Questo è l'anello di congiunzione che obbliga le due razze a vivere assieme, ma che ovviamente in altri ambiti va a rompersi. E questo ovviamente comprende le dinamiche di politica, nella quale sì, abbiamo paura dei draghi, quindi stiamo fermi fino alla spirale, fino al vostro territorio. Ricordiamo che all'inizio la mappa è stata divisa in due parti, sì, in modo proprio netto. Quindi per una questione che obbligatoriamente i due mondi hanno creato delle alleanze dovute proprio all'affetto territoriale, abbiamo questa suddivisione iniziale. Sì. Il territorio dei Feralis va a terminare sopra la spirale, sotto la spirale abbiamo quella degli umani. Devo essere sincero, non so il nome per quanto riguarda il mondo degli umani. Non abbiamo deciso nulla ancora. Sì. In realtà pensavo, perché mi è sempre piaciuto come nome, chiamare Xelia il mondo dei Feralis. Xelia ti dà proprio un'idea di viscerale, ok? Di bestia. Per gli umani? Per gli umani non ci ho pensato. A caso. Come avevamo già fatto un po' di tempo fa con Alba, e dato che c'è tutto questo ricollegamento alla spirale, il nome Spiralis è quello che mi piacerebbe tanto. Ma rimane l'idea di avere un nome unico che comprenda tutti i territori Feralis, poi suddividere invece il territorio umano in tanti piccoli stati, piuttosto che avere un nome? O pensi che i continenti debbano avere due nomi? Penso che debbano avere due nomi, perché probabilmente gli umani, proprio per opporsi alla deterrenza dei draghi, la parte dei Feralis, si siano uniti in una sorta di ONU. Quali parti della mappa verranno rinominate? Abbiamo un po' di nomi da tirar fuori. Sì. Quindi, tu parli di Xelia, ti riferisci all'intera terra dell'Unione dei Feralis, quindi non a un territorio in particolare. No, tutto il territorio dei Feralis. Guardi, vorrei intanto dare una particolarizzazione alle terre. Sto mettendo giusto dei
dettagli finali. Quello che faccio adesso è riempire con delle tracce per dare un attimo una profondità maggiore. Certo. Poi aggiungo il clima e da lì possiamo partire, nel senso si può iniziare a fare delle suddivisioni più specifiche. Certo. Quella appunto è una terra del deserto fatta principalmente da campamenti, addirittura che si muovono. E che volevo farla arida per fatto che questa scogliera altissima impedisce, sì, anche i venti che ci sono impediscono alla pioggia di arrivare. Sotto enormi palafitte che vanno sia nel mare che nella sabbia. Dato che comunque non sono troppo lontani dalla tecnologia, hanno creato un sistema di drenaggio per far diventare l'acqua del mare acqua potabile. Questo giustifica una presenza costante su un territorio così difficile. Potrebbe anche essere una terra utilizzata quasi per punizione, un esilio. All'inizio quel territorio non era così arido, ma tutte le battaglie che ci sono state a causa dei draghi hanno completamente trasformato il luogo. Io preferisco giocare con le misure e fare qualcosa fuori scala, ma che dia il senso di dove si trova, piuttosto che farlo in proporzione e poi andare a zoomare 70 volte. Un drago fatto completamente di ferro, con all'interno conficcata nella zona del cuore un enorme arpione in vetro. L'unica arma che ha ucciso un drago, e la gente raccontano questo, e i draghi da quel momento hanno capito il male che stavano facendo, perché gli umani non hanno avuto il tempo di prepararsi per difendersi, data la disperazione del momento che stavano vivendo, e hanno risposto in questa maniera, uccidendo uno di loro. Questo ha fatto riflettere i draghi e i draghi hanno deciso di andarsene. Ok, ed è stata qui la suddivisione fra i due popoli. Sì. Ma ho una domanda per quanto riguarda, certo, la dea. Lei hanno combattuto in un qualche modo gli dei? Hanno delle ferite di battaglia, delle cicatrici, qualcosa, qualche segno caratteristico, o sono solo... No, beh. Bello. In realtà no, non hanno mai combattuto. Quindi non riportano cicatrici neanche tipo del male del mondo. In realtà il caos potrebbe fare un po'. Mamma mia, se lo faccio maschio con le cicatrici, io crepo. Un po' di battaglie le avrà affrontate nella sua vita. Io ho un'ossessione per le cicatrici, nella vita in generale, io amo le cicatrici. I polmino per i gruppi di caos da questa parte. Che sono unica e sola, che guida pure il polmino e si fa da sola al cicerone. Da questo lato abbiamo... La cicatrice però non è un cadere, è un essersi rialzati. La cicatrice avviene quando il corpo cade, ma questo si fa coraggio, prende tutte le piastrine che c'ha e le appiccica là. Quindi la cicatrice è rialzarsi, non è cadere. Il sangue è cadere. Però una divinità quando viene ferita non è più una divinità. Niente cicatrice è cadere. Ma non ci vedo nulla di male, nel senso, se è una divinità che poi ha il potere di potersi presentare agli umani in qualsiasi forma, perché di questo abbiamo, sì, anche parlato, sì, sì, potrebbe scegliere di mostrarsi debole per avvicinarsi. Siccome ci sono gli spiritisti su Fabula Ultima, sì, 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 okay, che mi piace tanto come classe. Ok, lo spiritista ha la capacità di comunicare con gli spiriti, quindi io gli spiriti li vedo come delle divinità che hanno raggiunto il grado di divinità semplicemente per, non per sangue, ma per qualcos'altro. Il comunicare con queste divinità inferiori, quasi araldi, non sono stati scelti per sangue, ma per qualcosa che hanno fatto durante la loro vita. X impresa. Sì. X impresa, la divinità, le divinità maggiori decidono di darti l'immortalità. Questo è un buon modo per infoltire il pantheon di mini divinità, sì, di divinità inferiori. Questa è anche un po' la radice di un culto, l'aspirare ad avere una posizione di prestigio, di vicinanza, no, con quello che è Dio, che poi tu veneri. Perché questo sarebbe molto da umano, più che da Feralis. Diventa un dio, si riunisce a madre, padre, ordine, come si può già chiamare, ritorna verso la divinità che la rappresenta e lascia il suo potere al figlio. Quindi questo passaggio di staffetta. E da qui nascono invece le piccole divinità dei Feralis, ed è il motivo per cui i Feralis vedono i draghi come divinità. Perché un drago potrebbe addirittura scegliere un Feralis come figlio e donargli il potere di diventare un drago. È troppo? Chiedo troppo, vostro onore? È coerente con quello che abbiamo detto sulla questione che riguarda l'ammirazione che molti Feralis hanno verso i draghi, al punto da definirli spesso delle bestie perfette. E parlo di bestie volutamente, perché i Feralis hanno tratti animaleschi. È terrore quando un master annuisce, lo vedi scrivere dietro, dice ok, è tipo quando vede la psicologa, gli fa le battute, fa vabbè, ma io in realtà quello che faccio io, per me il riassunto a inizio sessione è importante per un motivo, per capire quello che è importante per voi. Se tu una cosa la ometti perché te la sei dimenticata, vuol dire che non ti ha importato tanto, e quindi ai fini della trama non è importante.
importante quella parte. Ok, perché sai che il giocatore non investirà sì. energie nel seguire l'obiettivo. Ha senso. Ci stai dicendo che questa veloce campagna che faremo sull'ambientazione custom che stiamo disegnando avrà a che fare con un perduto ladro di potere? È curioso che la statua che rappresenta ciò che rimane del drago, non saprei come altro definirlo, che si trova in un'oasi, quindi unica sorgente d'acqua e di vita all'interno di un terreno arido. Quindi poi la domanda è: quest'oasi è tutto ciò che rimane di un terreno fiorente o è l'inizio di una nuova vita all'interno di un terreno arido? Ma lo scoprirete tutti nei primi minuti del primo episodio. Marco, perché non stai prendendo appunti? Se non prendi appunti la domanda è... No, non mi ha mai scritto un cazzo, Ren. Cioè io non è mio lavoro. Mi blocco nel pianerottolo e faccio un'idea. La scrivo, rimetto il telefono dentro al culo e me ne vado. Lui, così. Minchia, ho dimenticato a pensare a una roba. Vabbè, ce l'ho, fine. Questa è la sua tecnica mnemonica. Io piango. Dunque, iniziamo a mettere un po' di ghiaccetto. Bello così. Abbiamo finito. Easy. Allora, pensiamo. Quali sono le montagne più alte? Super piccole, diamo proprio pennello solido così. Così, slap, slap. Allora, questo è ghiaccio. Siamo sicuri che è altissimo, purissimo, ghiacissimo. Siamo levissimo il... Anzi, guarda, non ho fatto abbastanza ghiaccio. Diamo proprio la spennellata massima. Spennellata massima. Ecco, è bellissimo. E se io faccio questo, da qualche parte il ghiaccio deve scendere, quindi o poi o si formano cascate o c'è della vita e noi la vita non la vogliamo. Che schifo. No, quindi potrebbe essere lavica, perché nel momento in cui si è schiantata tipo la pressione è stata fortissima. Qua invece la mettiamo un po' di freddo, quindi lo lasciamo anche qua spennellata massima. Per le persone in chat, il nome dell'unione delle nazioni degli umani. Ma scusa, ma se partissimo da nome individuale di ogni città e poi creassimo veramente un acronimo, certo. Ricordiamoci che quella in giallo è la capitale e si trova in altezza. Tutti i pallini sono le città umane. Se ogni città avesse un nome collegato a una virtù degli umani, questo Valoria, per quella che è di fronte alla spirale, mi piace, mi sa proprio di città bella e imponente, quelle fortezze fatte di marmo. Stiamo parlando della starting town. La parte di Valoria in spiaggia si chiama Valoria Marina. Oh Jesus. Sai che si era detto che l'isola si chiamavano i mari una volta? Tipo Mare Nostrum ad esempio, no? Tipo, però se dobbiamo prendere una qualità direi tipo la libertà, dato che sono tutti commercianti e anche che ci sono diversi feralis insieme agli umani. Quella città Iberus. Iberus, per una città fatta tutta di galeoni? Mamma, ci sta da Dio secondo me. Iberus per una città fatta di galeoni, ci sta da Dio e voglio abitarci. Cioè, viene da Iberus. E se fosse un nome ambiguo, tipo prendendo il vigore, ma anche la vergogna, e chiamarlo Virgonia? C'è qualcosa di, legato ai ricordi, quindi a tramandare i ricordi, sapienza nel senso di conoscenza, legato alla mente ma nel senso dei ricordi. Memoria? Direi quindi, se tu non vuoi nominare tutte le terre selvagge, di tenere solo il nome per l'ultima città, che è quella confine, quella che ha la contaminazione per Alice maggiore. Quindi quale virtù potrebbe rappresentare un popolo che ha una tolleranza e un'accettazione maggiore? Qualcosa che ha a che fare con l'equilibrio, con la bilancia? Livra. Quale sarà la creatura che farà da, come nelle navi si mette quell'animale che dà tegno? Beh, anche nelle mappe spesso vista tipo a nord o da altre parti. Allora, se tu vuoi fare una rosa dei menti con un animale di rappresentanza del, proprio del mondo, potremmo avere il drago con l'ancora di vetro. Bello. Io avevo detto una lancia. Quando vediamo un attimo, ingrandisci un attimino, Alba. Zium, zium. Bel colore. Gli occhi. Bellissimi. Gli occhi color miele. Che bello. Perché sarà il tuo Feralis proprio devoto a questa... No, il mio Feralis sarà devoto a Caos, solo perché quando lo disegnerò sarò senza maglietta io. Marco. Sì. Devi essere molto molto attento a come lo descrivi in game. Sì, perché io sono là che ti guardo e ti giudico pesantemente. È ormai ufficiale. Ah, in realtà mi piacerebbe renderlo open source. Open source? Sì, open source. Ok, mi trovi al volo. Io sono più che disponibile. Sì. Vorrei fare una versione scaricabile digitale. Sì. Con tanto di incipit di storia. E poi ognuno può mandarla o la deriva o incanalarla verso una storia ancora più approfondita. Sarebbe piacere poi avere un feedback e sapere la gente come struttura la loro lore in base a queste fondamenta che noi abbiamo gettato. Addirittura puoi creare proprio una season interna nella quale le storie più belle diventano canoniche. Poi
vuoi mettere tipo, ghiacci, no? La gente la gioca per i fatti suoi e poi ti trovi uno di quei player che fa un'avventura sul canale delle ventose, capito? E quindi lui ha vissuto quell'altra avventura che gli altri player non sanno. Io questo vorrei fare, avere personaggi che partecipano a più storie separate ma che però fanno parte di un continuo dello stesso mondo, una specie di multiverso tipo le cronache condiviso. No, però le cronache oscure sono intrecciate e in quel luogo in questo momento si sta svolgendo un determinato problema, invece in un altro ce n'è. Alba, ma tu ce l'hai il problema che quando è finita con la penna ti viene da passare il guanto come quando sposti le briciole di gomma? No, io c'ho il problema opposto, che l'ultima volta l'ho guardato col mio collega, perché a giro capita con l'uno o l'altro con il foglio e la penna reale in mano, poi una certa fa questo. Lui cerca di zoomare nella vita e siamo con la speranza che nessuno ci vada mai a prenderla. A me è sempre piaciuta l'idea, ma non è mai accaduto, non è mai successo, di vedere un cattivo comandato da un altro master. Cioè che a un certo punto della trama un altro master lo fa andare avanti. Questo è un inception del tavolo di gioco. Ricordiamo che alla fine di tutto, la saga dei pilastri, il cattivo principale è l'arco. Non era il cattivo principale. Lì ho giocato un po' con i vostri sentimenti, lo ammetto, quando c'era il bambino. Togniamo di merda. Mi fa scegli e io sono stata Alba. Dove scegliere il cristallo per spostare la nave o la madre? Quindi salvare o una vita importante per lei o tante. Anche non scegliere una scelta. E quindi il cattivo si è arrabbiato perché nessuno voleva scegliere. Esatto. E lì la scena di Aliana non era preventivata. Io quando Aliana ha chiamato il suo dio, io che dovevo fare? Dovevi farlo per forza, perché sennò diventava un senza dio. Però sono quelle che mi piacciono queste cose, quando la gente si ricorda perché è una determinata classe. Come quelli che giocano il Warlock e si dimenticano di aver chiesto i poteri a un padrono. Oh, io, questo per tornare verso world building, gli dei hanno la capacità e l'abitudine di nascondersi tra gli esseri umani normali per un po' così per diletto. Tra le loro interazioni è previsto anche il donare degli strumenti speciali, poteri. Sì, perché sono gli unici, come ho detto, in grado di modificare i birudrini. Cioè, a un certo punto, non so perché, ho visto questi dei come molto neutrali, anche se ordine e caos, nel senso molto spettatori della vita degli umani piuttosto che partecipanti. Sì, per loro sentono di essere degli spettatori. Hai detto all'inizio di questa live che non si parla dell'esistenza dei birudini? Penso che gli unici che sappiano veramente cosa sia un birudino siano l'ordine e il caos. Già tutti gli altri, anche i figli stessi, non sanno bene cosa sia. La vedono come solo una forma di energia manovrabile, perché in questa maniera loro non sanno di essere fatti della stessa materia di cui è fatto anche un essere umano. Sì, interessante, perché mi chiedo se devo guardarla come divinità sono in realtà mortali, guardare come gli immortali in realtà possono essere divinità. Che chiave di lettura dovrei dare a questa informazione? Ognuno può dare la chiave che vuole. No, aspetta, fammi mettere le cose in ordine, perché prima si è detto che ci sono figure che nel tempo hanno compiuto imprese al fine di avvicinarsi a uno status di divinità. Però inutilmente, se tu già di base sei composto dalla stessa materia divina. Ti sono svegliato adesso, mi è arrivato il caffè in una botta sola, tipo 8 ore di ritardo. Ma c'è tipo non zoom dentro il tuo vene, il caffè. Che li fermi tutti, ma abbia sbagliato strada. No, abbiamo parlato della storia dietro le varie città e soprattutto abbiamo scelto un acronimo. Io penso che quando tutte insieme vengono chiamate tipo Terre Unite, perché sono unite contro un eventuale pericolo. E perché è proprio inferno. Io spero che tu rimetta un evento veramente in cui ci fai odiare per Alice, perché finora sembra proprio siano solo le vittime ogni volta. Perché per tu Alice vedi Draghi tutti cattivi, buone. Non mi hanno fatto niente di male, hanno distrutto comunque tutto un territorio. Ma non hanno fatto apposta, cioè è un incidente di percorso. Qualcuno doveva pagarne perché litigavano tra di loro. E dato che disgraziatamente, diciamo, questo diventa body shaming, no? Poi, nel senso, loro sono bestie enormi e litigando succede. Ma se sono superiori non dovrebbe succedere questa cosa. Oh, ora ci concentriamo nelle fesserie. Allora, è di Puppet Master, però è interessante questa cosa. Come lui voglia necessariamente descrivere i draghi come cattivi. I draghi potrebbero sono tanto superiori rispetto agli altri. Quando è che ci vediamo sul tavolo da gioco? Martedì 18 luglio, primo episodio. E sono più curiosa di vedere il Feralis che farà Alba. Ah, che mi mettete in soggezione e poi non faccio niente, perché poi faccio schifo. Cioè, la mia pretesa è che tu partecipi. Ok, allora ci siamo. Ne so ancora tipo in superalto, ma per le città cosa fare? Cosa fare? Un simbolo o... Vorrei appunto fare quello per staccare un attimo gli occhi dai soliti dettagli. C'è una bella coppia, posso unire tutti i livelli. Sto unendo tutti i livelli. Shampam, è arrivato il momento. Sì, cioè, non tanto i livelli, io tipo
tipo ne faccio tipo 150, 180 e stanno tutti là a mecchia palanzia. Se li devo unire, che cosa faccio io? Creo altri 180 livelli che duplico, li chiudo in una cartella invisibile e poi e provo a unirli. A un certo punto della tua vita tu dovrai unire quei livelli. Esisto. Sto sbarellando con i capelli. Stai usando il rosso? No, voglio il rosso naturale, non è che voglio il rosso. Io ora stavo cercando di studiare un po' le inquadrature per la live, che volevo andare a livello ultra, però lì capisco che è molto difficile masterare mentre questa cosa. Di fare ad esempio, ciao Ren, sei diventato gigante. Ce ne andiamo. Non c'è bisogno di occupare così tanto. È il momento in cui tipo c'è qualcuno a tavola che deve dire qualcosa e c'è qualcuno che si avvicina così. Ospite 1 con ospite 2. Solo su loro due sullo schermo quando fanno tipo dei discorsi, dei dialoghi. Come fai a gestire i dialoghi e continuare a spostare, a segnare le camere? Il cambio scena è molto complicato quello. Non sarebbe più facile acquisire la seconda sorgente video e poi fare il montaggio esterno? Tu hai la tua schermata di gioco con tutti i giocatori, il master, sì. E a parte, senza sfondo, senza altre cose, proprio la schermata con tutte le camere grosse, sì. In modo poi di avere una seconda sorgente video da poter ritagliare. Vabbè, quello che farei sarebbe semplicemente il cambio scena, cioè farei una scena con ospite 1 con ospite 2, altra scena ospite 1 con ospite 3. E questo che ti sembra più facile. Però capisci bene che sono 16 schermate. Non è gestita più facile, cioè con lo stream deck si può fare, però devi prendere le tempistiche giuste, devo fare attenzione al masteraggio e regia. È un bel casino. Abbiamo detto che Memoria è una città dove la tecnologia è avanzata. Sì. Secondo voi c'è qualche buco nella trama, qualcosa che è insensato in questo world building, qualcosa che dite che secondo voi è forzato? Stavo cercando di formulare prima la domanda, farla più chiara possibile. Noi abbiamo parlato di struttura delle civiltà, proprio che riguarda gli umani. Abbiamo definito i feralis tribali, molto più caotici. Ma mi chiedo se di base non ci sia anche una struttura di civiltà tra i feralis, avranno una gerarchia, sì. Avranno una politica interna. La loro politica interna è quasi tutta comandata dai draghi. Al vertice stanno i draghi, nella quale hanno un consiglio dove prendono le decisioni più importanti. Queste decisioni poi vengono smaltite alle tribù di competenza e in questa maniera i draghi hanno, diciamo, il potere politico su quello che è il popolo dei Feralis. Quindi è una dittatura. Sì, i draghi vengono scelti. Ma immaginiamo fosse una cosa più anarchica in realtà, dove sì, ci fosse ammirazione e rispetto magari per i draghi, ma non obbedienza cieca. No, in realtà poi i popoli sono ognuno come gli pare. Però se ci sono decisioni importanti, ognuno si occupa del proprio territorio. Fin qua. Cioè, se si dovesse muovere guerra verso una determinata situazione, sono i draghi a dover fare questa cosa. I Feralis non si possono opporre alla chiamata dei draghi. È un accordo di protezione. Sì. Perché i draghi vengono visti come delle creature molto sagge e quindi tutto quello che è molto importante deve essere mantenuto da loro. Mentre tutto quello che è la natura, i luoghi, tutto quello che gli sta intorno deve essere mantenuto dai Ferali. Perché sono creature più semplici e non potrebbero capire il disegno più grande che hanno in mente le divinità, perché i draghi sono quello che si avvicina di più a una divinità. Loro vedono questo passaggio di potere da un drago a un altro e diventare una piccola divinità. Sto cercando di pensare a un'icona che rappresenti Memoria, una specie di lente che ingrandisce. Sì, pensavo di, io sono fatta un po' più grande per ridurla dopo. Pensavo di lasciare come un'anteprima del luogo, come una scena, una fotografia del luogo. Bellissimo. Fai diverse palafitte in pratica. Allora, Memoria per me è una città caotica da vedere. Una città che deve dare un senso di frenesia, di continuo movimento, dove nessuno si ferma per perdere tempo. Anche se le sue appendici, dove ognuno, proprio nella pianura, quelle enormi che c'hanno di fronte, c'è un sacco di coltivazioni. Quindi questo proprio dualismo tra, se sali la montagna c'è il casino più assoluto, se scendi la montagna c'è il relax più assoluto. No, non volevo cancellarti il disegno. L'idea di rappresentare sì le fattorie non è male, però trovo più iconico, certo, concentrarsi sul picco, essendo poi il luogo di potere. Certo. Ad oggi una delle città più descritte, formate a livello di immagine, sia quella di Biberos. Enorme palude, cose, tutte le carcasse di tanti galeoni messi uno sopra l'altro. Ok, quindi l'intera isola che è fatta di detriti, schifo, palude. Cioè, ti immagini proprio un blocco di terra bloccato da questi galeoni che lo confina? O immagini proprio che la terra si mischiasse con i relitti? Che la terra si mischia
picchiasse con i peli. Quindi questo tu non lo sai, ma è un galeone. Ok. E immagino proprio tantissimi galeoni con tante passerelle che collegano questi galeoni, o alcuni galeoni dentro altri galeoni, per dire, che fanno da dimora. Quindi immagino proprio questi galeoni pieni di fiaccole, di tutte queste piccole fiaccole, torce, che danno quella luce soffusa tutta intorno alla città. Mi piace perché dà quell'idea di sporco che ha sempre quel suo background criminale, no? È il Bronx di Spiralis. Guardando la mappa vedo che ci sono delle città umane che secondo me hanno un dominio più potente delle altre, hanno proprio una rappresentanza maggiore, che sono Memoria e Valoria, sia per i nomi che abbiamo scelto che per la loro posizione geografica. Quindi è curioso come questo percorso vada a unire proprio loro e non le altre città. Virgonia abbiamo detto invece che è un campo militare, potrebbe essere come una di quelle fortezze, no, perché sono nomadi. E se loro avessero costruito dentro un'enorme creatura, tipo un guscio di un'enorme tartaruga, basta, tartaruga gigante, che gli fa da ombra, o un enorme scarabeo. Sì, speravo che qualcosa mi schifasse meno, però va bene. Con le ruote? No, immagina che tu l'esoscheletro di qualche creatura gigante che possibilmente ti dimostra la forza di un luogo e anche un buon riparo. Che tipo della creatura sta solo nella sabbia? Pensavo che se dovesse essere una creatura che sta nella sabbia, potrebbe essere una creatura molto squamosa e con quell'aspetto minaccioso da fossile. Vedresti proprio le ossa sporgere dalle squamature, da ciò che rimane le squamature. Ok, non so perché io vedo i pesci, perché comunque si può muovere attraverso la sabbia come se fosse mare, per dire. Il pesce mi piace, però per il fatto che appunto sia stato tolto dal suo ambiente naturale, perché ormai è una carcassa, tra virgolette. Il fatto che venga trasportato in un terreno arido continuamente, che sia soggetto a stress, a tiraggi, ci saranno anche delle impalcature di fortuna. È una specie di calagante, comunque. Dai, i pesci quelli ossei molto vecchi. È curioso sta cosa, è anche carina che si usi un aspetto così mastodontico e minaccioso per attraversare una terra di questo tipo. Graficamente è molto carina come idea. Mentre Valoria, io la vedo tipo Demacia, tipo enorme fortezzona con queste mura altissime, qualcosa che fuoriesce dalle mura, che fa sembrare tipo enorme simbolo di potere. Dalla spirale si può vedere e quindi dimostra già la potenza dell'essere umano. Fortezzona appunto geografica. Vabbè, comunque tutti i luoghi stanno diventando molto singolari tra di loro. Io credo che abbiamo già iniziato veramente a stendere una buonissima base. Io mi devo prendere l'impegno di farti avere la mappa ornata come si deve, qualche dettaglio nascosto che chissà se noterai. E te l'abbiamo detto, è una città accessibile solo da draghi, sì, che si trova proprio all'interno di un cratere vulcanico, che se sarà dormiente o meno lo scopriremo, lo scoprirà chi ci vive. Immagino tipo tantissime statue dei draghi dorate. Immaginavo proprio che avesse una struttura fatta da anelli concentrici, perché non mi dispiacerebbe l'idea di avere questi anelli collegati fra di loro con passaggi, cunicoli, ponti roteanti, anche perché no, troppo umanizzato come concetto. Tu vedila come loro che entrano volando, atterrano in delle piattaforme e poi si detrasformano nella loro forma più feralis, meno ingombrante, sì. Che potrebbe essere che tranquillamente è tutto all'interno della grotta e semplicemente c'è un enorme piattaforma al centro, le decisioni più importanti, tipo quando viene chiamato una specie di concilio, o semplicemente da piattaforma di atterraggio dove poi si entra all'interno del vulcano. Quindi se volessi rappresentarlo graficamente, converrebbe fare l'ingresso alla piattaforma. Sì, la piattaforma proprio al centro, mangio un tipo dei draghi dorati tutto intorno, delle statue tutto intorno, quindi è tutto coperto, cioè l'unica cosa che è visibile è l'enorme piattaforma. Io l'ho peggiorato molto come un triumvirato, tre persone che hanno tre modi diversi di guardare le cose per prendere le decisioni migliori. Così si ammazzano come gli animali. In realtà il terzo posto non esiste più, perché il drago che copriva il terzo posto. Quindi c'è un drago dell'ordine, un drago del caos e un terzo drago che dovrebbe essere un misto, che però non c'è più. Ed è qui il titolo: Il Re Senza Corona. Libra, la famosissima Libra. Libra è la città di umani più tollerante verso Feralis, che si trova in una zona lontana dai loro simili. Per me potrebbero essere o delle isole tropicali, quindi avere comunque molti contatti con i Berus, anche perché si sentono separate dai loro. Allora, la mia domanda è: Libra, come le altre città stato, avrà una protezione estrema o in qualche modo si mischierà con la natura che la circonda? Io penso semplicemente si mischierà con la natura, perché essendo mista la città non ha paura come le altre, non ha bisogno di difendersi come le altre. Quindi potrebbe essere una città salute, che si sviluppa su tre
tipi di terreno. Ti spiego. Immagina che la foresta sul lato est si unisca con la zona tropicale del lato ovest. Ci sarebbero a separare le montagne. Potrebbe Libra avere questa specie di connessioni sotterranee, quindi dividere la città come se fosse un bilanciere, perché appunto mi ricorda Libra, la bilancia, che unisce le due parti. Motivo per cui ci sono tanti peralisti misti, perché sono quelli tropicali e quelli forestali. Ha abbastanza varietà per poter ospitare veramente un range di razze molto esteso. Ah, fammi nascondere gli appunti. La nostra alba è ancora con noi? Sì, sto ancora disegnando. Altro che Dracarys. Le mie idee sono belle, mi hanno segnato questo, Asteria greca. Mi piace. Molto molto bello. È il mio sogno erotico. Questa è come la dea della natura sceglie di presentarsi agli altri. Ma quindi con quelle alette lì mi fai capire che c'è la sua versione drago. Ok, direi che ci siamo. Io sono cottissima e quasi un po' mi vergogno, perché mi sono detto: ah, questa è quella conclusiva, facciamo tutto. Sono partita con papà. Ma penso che abbiamo fatto tutto. Cioè, quello che il progetto ha una bella spina dorsale. Oh, ad oggi questa roba qua è giocabile. Sì, ha voglia da morire. La gente potrà giocarci tranquillamente se ci vuole giocare, quindi. Soprattutto quale Feralis dovreste giocare? Perché nessuno fa no, oggi mi sono divertita ad aggiungere un po' di laghi che l'altra volta non avevo evidenziato. 3 sessioni di world building intensissime, posso dire intensissime. Si potrebbe fare una trilogia solo su Xelia, una trilogia solo su Virgonia. Io ho gli dèi da morire. Quello tipo la mia cosa preferita all'interno delle storie sono le divinità. Allora non giocheresti male le mie campagne, perché io spesso volentieri non rimesso gli dèi. Io non sono una persona credente nella vita, ma mi affascinano un sacco le storie delle divinità. C'è scomatta. Ma è unica. Sta disegnando uno dei personaggi che incontrerete durante la campagna, che gli ho detto di disegnare. Ma capirete tutto proprio al primo minuto dell'inizio della campagna. Io lo capirò prima, perché dovrò disegnarlo, quindi penso che mi farò assenteismo cerebrale. Come fai? Io è molto semplice, non ci penso. Cioè, una volta ogni tanto dico: ah, devo fare la spesa. E poi da questo concetto basilare la mia testa inizia a viaggiare per mondi paralleli. È quello che succede intorno a me. Zero. Quindi, che voi avete parlato delle connessioni della storia del mondo, io so solo che oggi avete scoperto una serie di connessioni, ma il mio cervello è andato in assenteismo, tipo i dipendenti al comune, per dire. Allora, di chiudere prima che salta tutto. Noi siamo le Ventose, io sono Mrauko, mi sono occupato fino a questo momento della lore di questo mondo, più della regia. Però sono felicissimo che questo mondo abbia preso vita. È stato un passo, devo dire altro. Tocca a te la tua presentazione. Io sono Alba, faccio parte delle Ventose. Proprietario? No, mi rifiuto. Fondatrice? No, mi rifiuto categoricamente di sottostare a questa categoria. No, aspetta, un minimo, perché qua abbiamo nella chat un sostenitore di una teoria in cui tu sei la fondatrice. Il sostenitore di questa teoria è il signor Giuseppe Grato. Allora io vorrei sottoscrivere la situazione, che non è una teoria abbastanza.